Amici del vinile, bentornati sul canale, o potrei dire anche amici del polivinil cloruro o cloruro di polivinile, che altri non è che un polimero plastico, o più semplicemente e volgarmente chiamato plastica. Dunque, voglio iniziare così. Oggi voglio parlarvi della storia di un vinile che ho trovato in edicola esposto in una vetrina. Come sapete, io mi vado a rifornire dal mio edicolante di fiducia per andare a prendere puntualmente ogni uscita della Hard and Heavy per poter portare avanti il discorso insieme a voi, quello che stiamo facendo appunto della De Agostini. Un giorno mi trovavo da un'altra parte, in un altro luogo, camminando vedo in vetrina, in questi chioschi che tanto ci attirano perché sappiamo ormai che da un po' di tempo a questa parte possiamo trovare i nostri amati vinili, e quindi vedo in vetrina questo disco, Contaminazione del rovescio della medaglia, un disco raro e ricercato da parte di tutti noi. Quindi la mia mente era ormai andata in tilt quando ho visto questo oggetto esposto, quindi non ho pensato a nulla. Cioè, tipo Homer quando vede una ciambella succulenta, a me iniziava a scolare la bava dalla bocca, per cui mi sono avvicinato come sotto ipnosi e non ho badato a spese, non ho badato a nulla, anche perché vabbè, la spesa è irrisoria, penso è costato intorno alle 17 euro, quindi anche un prezzo appetibilissimo. Quindi l'ho preso senza pensarci due volte, perché trovare qualcosa del genere in giro mentre passeggi e dici: ah, allora il mondo non è ancora terminato, c'è ancora qualche speranza. Quindi il rovescio della medaglia possiamo farlo conoscere a tante persone, no? Un disco del genere, come tutto il prog anni 70, che voglio spingere sul mio canale perché fu un'epoca veramente di livello per gli artisti italiani. Orgoglio italiano il prog. Comunque, torniamo a noi. Prendo questo disco senza pensare a nulla, lo riporto a casa, lo metto sul piatto e inizia a girare così, in maniera imbarazzante. Quindi cosa faccio? Subito torno dall'edicolante dove l'avevo preso e gli spiego: guarda, questo disco, essendo in plastica, la plastica sotto al sole, io adesso non so da quanto tempo stava sotto al sole, ma sicuramente coi raggi solari, coi raggi UV, si è deformato, si è, come qualcuno dice in gergo, è diventato patatoso, cioè tipo una patatina chips, no? Ha preso quella forma così. Quindi glielo riporto indietro, però vedo che già ci sono delle difficoltà per il reso, eccetera, quindi, perché non sono loro che si occupano, ma è un distributore esterno. Ok, io comunque dovevo fare la puntata, ecco, la puntata poi l'ho fatta, ve la lascio qui sopra in descrizione, dove ho messo anche un po' di pezzi di sample per farveli ascoltare, però da quel momento ho dovuto cambiare format perché YouTube me li elimina, mi fa, per problemi di copyright, mi fa tagliare i pezzi dove c'è la musica, quindi ecco perché non vi faccio più ascoltare dei sample. Vorrei tanto, però ci siamo messi d'accordo con voi che vi lascio qui sotto, dove spero mi lasciate i vostri commenti a riguardo di ogni puntata, vi lascio qui sotto le playlist di Spotify dove potete andare ad ascoltare il disco in questione. Dunque, siccome dovevo fare la puntata, ho detto vabbè, e visto che non volevo fare troppe polemiche, ho detto vabbè, me lo riprendo, adesso vedo io come fare, lo riporto a casa, poi vado, scorro su YouTube e vado a vedere dei tutorial su come appiattire un disco ridotto in quelle condizioni. C'è di tutto, ci sono persone che dicono di mettere due pezzi di vetro uno sopra l'altro, quindi fare pressione, riscaldarli con il phon, quindi riscaldare il vetro col phon, poi mettere uno sopra l'altro e il disco in mezzo tipo sandwich, magari metterci dei pesi sopra, di modo che il disco poi ritorna ad essere al suo stato originale. Beh, provato quello, non ha funzionato. Allora mi sono spinto oltre, ci sono alcune altre scuole di pensiero che dicono che devi mettere questi pezzi di vetro nel forno, o addirittura qualcuno mette anche il disco nel forno. Beh, già solo a pensare a una cosa del genere mi vengono i brividi. Comunque
disperato, visto che il disco, quando lo guardavo andare sul piatto in quel modo, ho detto vabbè, ci provo, faccio l'ultimo tentativo e metto questi due pezzi, queste due lastre di vetro a riscaldare nel forno. Sì, l'ho fatto, ve lo sto dicendo ora, non l'avevo mai detto a nessuno, adesso ve lo dico. Riscaldati quei pezzi di vetro, li metto sul vinile uno sopra l'altro, il vinile in mezzo, lo lascio riposare 24 ore come da tutorial, ma niente. Risultato, il disco è peggio di prima, perché poi sfregando i solchi col vetro e quant'altro, insomma, sono arrivato a una situazione peggiore di quella che era prima, precedentemente. Ci stavo male, perché ovviamente chi come me adora il polivinil cloruro sa che vuole, non dico la perfezione, ma insomma, vuole che il disco giri almeno dritto e si senta bene. L'ultimo stadio di questa storia è stata quella di prenderne un altro, andando sul sito di Prima Edicola, che io vi lascio sempre in descrizione perché l'ho scoperto parlando col mio edicolante di fiducia, quando c'è qualche arretrato della Arden Devi, ci possiamo appellare al sito di Prima Edicola. Sbirciando su quel sito ho trovato casualmente che non c'è solo Arden Devi, ma loro distribuiscono anche altre collane, tra le quali una collana, questa, che si chiama in maniera che non c'entra assolutamente nulla col disco, la collezione Rino 70, quindi penso Rino Gaetano, sicuramente, infatti c'è qualche disco di Rino qua, il nostro grande Rino, e quindi mi faccio arrivare il disco nuovamente, così adesso sto tranquillo, non l'ho mai spacchettato, quindi qui facciamo anche oggi un unboxing, quindi facciamo l'unboxing del vinile, ecco, vedete, 16,90, quindi i prezzi sono abbastanza abbordabili, anzi, per un disco come questo, voglio dire. Comunque l'altra volta ne ho parlato e abbiamo approfondito anche il discorso sul rovescio della medaglia, grande gruppo hard rock anni 70, e che poi come terza uscita fanno questo lavoro grazie alla collaborazione anche di Luis Bacalov, perché all'epoca andava un po' di moda, vedi il grande successo del concerto grosso dei New Trolls, sempre con la collaborazione di Bacalov, anche gli Osanna si sono cimentati in un lavoro del genere, e quindi anche nel 73 poi sono arrivati il rovescio della medaglia e hanno fatto questa perla che secondo me è qualcosa di meraviglioso, perché hanno costruito intorno a delle sonorità anche dei testi molto interessanti che abbiamo sviscerato l'altra volta, perché all'interno del gatefold c'è tutta la storia, no, di questo Somerset. Ecco, qui per esempio inizia, intanto il disco si chiama Contaminazione perché è una contaminazione tra l'hard rock, il progressivo, il rock progressivo, quello che hanno fatto precedentemente i nostri musicisti del rovescio della medaglia, con il primo disco durissimo, La Bibbia, con temi biblici, che a me piace tantissimo, il mischiare il sacro e il profano, stile molto Black Sabbath, infatti leggevo quando vennero i Black Sabbath in Italia, il gruppo del rovescio era in prima fila ad ascoltarli. Quindi La Bibbia è molto molto hard, molto hard rock, ci sono delle sfumature anche di Deep Purple, ed è stato registrato tutto in presa diretta, quindi è tipo un live però registrato in studio. Loro poi avevano un'amplificazione che all'epoca gli altri gruppi se la sognavano, che poi tra l'altro gliel'hanno anche rubata nel 73, quindi hanno dovuto, il furgone dove era è stato rubato lì a Roma, e quindi hanno dovuto anche smettere il tour e cancellare le date. Comunque grandissimo gruppo, uno dei grandi gruppi della scena prog, della quale parleremo sicuramente sul canale, perché come avete potuto notare anche nelle puntate precedenti, insomma, il genere di musica che trattiamo è questo. Abbiamo fatto l'altra volta i Pink Floyd, anzi ringrazio tutti per la partecipazione, è stato veramente molto gradito il fatto che avete commentato, e questo mi fa molto piacere, perché comunque voglio relazionarmi con voi nei commenti, così da capire bene come indirizzare le trasmissioni che sto facendo. Quindi dicevo,
gran gruppo, bello tosto, quindi il primo disco, La Bibbia, veramente hard, poi hanno fatto un altro disco dal titolo Io come io e poi approdano a questa contaminazione, quindi una contaminazione tra il rock e il rock sinfonico, l'orchestrazione del maestro Bakalov. È venuto fuori veramente un gioiellino e io lo volevo avere ovviamente in maniera perfetta, quindi adesso andiamo a spacchettarlo insieme, vediamo cosa c'è all'interno, leggiamo anche qualche passo all'interno di questa storiella che loro si sono inventati, molto molto carina, perché praticamente il disco parla, innanzitutto si chiama Contaminazione, di alcune idee, di certi preludi e fughe del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. Quindi il titolo originale è questo, non è solo Contaminazione ma è tutto il resto. E qui inizia come aprire un libro, no? A distanza di 8 anni Oliver McDowell torna ad occuparsi del caso Somerset, la sua, e poi segue all'interno, quindi si apre. Andiamo ad aprire insieme e leggiamo cosa c'è all'interno. C'è una bella storia di questo Somerset, che è un musicista folle che proviene dalla Scozia del 700 ed è ossessionato dal grande compositore di cui si crede 21esimo figlio, perché Johann Sebastian Bach ebbe 20 figli e lui, Somerset, si crede di essere il 21esimo figlio reincarnato. Quindi la storia gira su questo, i testi girano su questo e le musiche sono di una bellezza unica, perché appunto il clavicembalo, ci sono degli intermezzi di clavicembalo davvero interessanti, mischiati con poi le schitarrate di Enzo Vita, quindi qualcosa di pazzesco. Anche grazie all'ingresso nella band di Francesco Di Sabatino alle tastiere, che li portò a uno stile più ricercato, con influenze classiche. Appunto nel 73 hanno registrato questo, poi, visto il grande successo, hanno fatto una versione in inglese che uscì nel 75, Contamination, sempre con la RCA. Il gruppo poi si sciolse nel 77 per poi riunirsi negli anni 90. Questa opera d'arte non fu mai eseguita dal vivo negli anni 70, ma Enzo Vita poi riprese in mano le redini e riformò il gruppo con altri elementi. E nel 2020 esce Contaminazione 2.0, dove possiamo assaporare l'esecuzione live di questo disco spettacolare. Andiamolo a spacchettare insieme, vediamolo nel dettaglio e poi ci salutiamo. Spacchettiamo insieme questo disco e vediamo in che condizioni si trova. Ovviamente questo è arrivato direttamente da Prima Edicola, quindi non ha sostato in edicole e dovrebbe essere intatto. Prezzo di 16,90, quindi vedete, prezzi molto bassi su Prima Edicola. Non so se ora che sto registrando il video c'è ancora disponibilità di questo sul sito. Comunque vi lascio sempre in descrizione i riferimenti. Intanto andiamo a fare il nostro taglio chirurgico per non sbagliare, che va proprio al centro. Questo è anche un gatefold, quindi è apribile. All'interno c'è il libricino, ma in questo caso non riporta assolutamente nulla. Ah, questi sono della Saifam, queste uscite, www.saifam.com. ovviamente qui non c'è nulla, ci sono solo le uscite di questa collana in pratica, quindi è un libricino che non riporta alcuna informazione a riguardo del disco che abbiamo acquistato. Il cartoncino sempre dietro antiurto e come vedete anche questi, come l'Hard and Heavy, sono incellofanati due volte, una volta col cartone e il booklet e un'altra volta solo il disco, quindi il disco adesso è da solo col suo cellophane. Quindi qua dobbiamo andare a fare il taglio, quello preciso, che deve andare in mezzo all'apertura del gatefold. Eccolo qua, perfetto, quindi così si può aprire a metà. Quindi adesso il disco è libero, mi ha fatto piacere aprirlo oggi insieme a voi, perché ce l'ho già da un po', però pensavo di fare una puntata a riguardo, quindi non l'ho mai aperto, anche perché l'altro riesco a sentirlo, però la puntina, come avete visto, traballa un po'. Ideato e diretto da Luis Enriquez Bakalov, appunto gira tutto intorno a Johann Sebastian Bach, infatti quindi sul lato 2 inizia con Johann. C'è la 503, ma bellissima, la grande fuga, che pezzo ragazzi. Ascoltatevi poi, vi lascio il link di qualche live dal vivo e vedete come suonavano.
Dunque, il gatefold in questo caso è chiuso da questa parte, lato sinistro, dentro si apre e c'è tutta la storia che in quella puntata che feci all'epoca ho letto quasi tutto. Comunque qui si parla praticamente di questo Somerset, questo musicista che poi fu anche rinchiuso perché diventò folle, era talmente innamorato della musica che addirittura aveva con lei dei rapporti quasi viscerali, no? Quindi la storia è bellissima, si sono inventati veramente qualcosa di interessantissimo. Andiamo a togliere qui la bustina antistatica e poi hanno riprodotto, come in origine, la label della RCA. Il disco ovviamente è sempre 180 grammi, qui non possiamo vedere, non ci rendiamo conto se è dritto oppure no, quindi lo andremo a mettere adesso sul piatto insieme e vediamo se gira dritto. È la unica cosa che possiamo fare, perché non posso farvelo ascoltare, purtroppo, però vi lascerò tutti i riferimenti sotto. L'acquisto è stato fatto, sono soddisfatto di questo. Il gatefold è sempre un piacere maneggiarlo, perché comunque contiene sempre più informazioni, quindi disco bellissimo, non mi resta che farlo girare e fare la prova definitiva per vedere se tutto funziona alla perfezione, dopodiché passiamo ai nostri saluti. E dunque ragazzi, anche oggi abbiamo visto qualcosa di veramente ricercato con le mie due copie, i miei doppioni. L'altra volta avevo parlato di doppioni che non sono molto propenso ad averli, però in questo caso era necessario per avere nella collezione un disco che girasse perlomeno come si deve. Quindi ultimo appello agli edicolanti, vi vogliamo bene, perché ovviamente voi ci rifornite anche oggi che il vinile è tornato di moda, appunto possiamo trovare comodamente presso di voi quello che magari più ci piace, però vi prego non mettete i vinili sotto il sole. L'altra volta ho chiesto ma perché fate questo e ovviamente qualcuno mi ha risposto: perché da quando li mettiamo in vetrina, li esponiamo, la gente ovviamente li compra perché li vede, eccetera. Ok, sono d'accordo. Il lavoro è lavoro, giustamente. Dovete vendere, lo so. Però il vinile sotto il sole si deforma, per cui magari, che so, si potrebbe mettere solo la copertina esposta in vetrina e il disco vero e proprio lo si tiene in custodia dentro al chiosco dell'edicola. Comunque vabbè, io ho risolto così, ovviamente per me è stato sicuramente di esperienza questo episodio che non si ripeterà più. Infatti ho visto altri dischi che mi sarebbe piaciuto comprare, qualcosa altro di prog ho visto in vetrina che mi attirava, però mi sono dovuto fermare, ho dovuto resistere alla tentazione e andar via, perché già so che ci potrebbero essere dei problemi, perché più tempo sta lì esposto e più i raggi UV lo possono danneggiare. Quindi ragazzi, ditemi sempre la vostra nei commenti, se non siete ancora iscritti al mio canale potete farlo, così facciamo questo viaggio coi vinili insieme. Accetto sempre i vostri consigli per migliorare sempre di più e andare sempre avanti. Il prossimo appuntamento sui miei canali social, su Facebook e su Instagram, se volete potete seguirmi, lì anticipo la programmazione, avevo già detto che facevo questo, poi abbiamo in programma il viaggio nella discografia dei Genesis con il primo disco di esordio, From Genesis to Revelation, che andremo a vedere la prossima volta, e poi torniamo con la Hard and Heavy della De Agostini e siamo arrivati all'uscita dei Voivod con Killing Technology. Quindi vi aspetto, non mancate i prossimi appuntamenti, condividete i video nei vostri social e vediamoci anche su Facebook, su Instagram, così ci scambiamo le nostre opinioni sulla nostra passione per il vinile e per la musica, per la buona musica. Ciao ragazzi, da Domenico Vasile, alla prossima. Check the mic and make sure it sound right, boys.